Buongiorno e benvenuti anche oggi nel canale YouTube di Dani Riff. Nella fattispecie vedremo come configurare le nuove ATI Straton tramite la propria applicazione. Il primo passaggio da fare è andare a cercare all'interno delle reti Wi-Fi le reti create dalle ATI Straton. Ne abbiamo due, selezioniamo una. Aspettiamo che siano collegate, andiamo nella barra degli indirizzi e inseriamo l'indirizzo predefinito che è 192.168.100.1. A questo punto ci viene chiesto di collegarci alle ATI, il nome utente è admin, la password è admin. In questo modo entriamo all'interno della plafoniera. Ovviamente noi abbiamo due plafoniere, ne vediamo una sola, questo è un passaggio che vale per chi ha plafoniere multiple, non vale per chi ha una sola plafoniera. Chi ha una sola plafoniera può skippare questa cosa. Prima cosa da fare è collegare la plafoniera alla nostra rete Wi-Fi. Per fare questo si va su setting, ci dispiace purtroppo il software è soltanto in inglese. Come vedete nel menu setting c'è il menu Wi-Fi. In questo modo voi vedete adesso sta cercando le reti access point. Noi non interessa la modalità access point anche perché è più complicato gestire un insieme di plafoniere diverse. Inoltre ci crea dei problemi se vogliamo accedere alla plafoniera senza tutte le volte scegliere la rete Wi-Fi. Quindi scegliamo client, available network. Dobbiamo scegliere il network, cioè la nostra rete Wi-Fi, fra quelle disponibili. Dobbiamo inserire la password. Ok, applica. A questo punto si fa applica. In pratica vengono dati alla plafoniera i parametri d'accesso. La plafoniera riavvia il modulo Wi-Fi, non si riavvia tutta la plafoniera, riavvia soltanto il modulo Wi-Fi, questa è una cosa comoda. E se è stato configurato correttamente, si collega direttamente alla nostra rete. In questo caso, come vedete, ne è rimasta una sola e quindi anche il 192.168.1 login non vale più. Scegliamo ATI Straton, che è la seconda plafoniera, il tempo di collegarsi, quindi admin, benissimo. Abbiamo detto setting, benissimo. Prima di tutto cambiamo di nome, lasciamo ATI Straton. Questa qui nella nostra configurazione è la plafoniera di destra. Questo nome è da ricordarci, è abbastanza facile. ATI Straton destra, l'altra la chiameremo ATI Straton sinistra. Applica, gli diamo il nome, perfetto. Ci dice che sono stati applicati i cambiamenti. Andiamo nella password Wi-Fi, non funzionerà come access point, ma come client. Fastware, applica. In questo modo la plafoniera si resetta e ci collegheremo alla rete Fastweb. Una volta collegata alla rete Fastweb possiamo accedere alle nostre plafoniere. Per farlo dobbiamo andare a inserire nella barra degli indirizzi il nome della plafoniera. Abbiamo visto ATI. Ci siamo arrivati. Sempre admin, sign in e noi entriamo dentro la plafoniera ATI Straton destra. Possiamo già vedere qui in basso sulla sinistra che ci sono le due plafoniere riconosciute, front, middle e rear, poi lo vedremo dopo. Andiamo in setting, vediamo che siamo ATI Straton destra. Potremmo rinominare anche l'altra plafoniera, ATI Straton sinistra, in questo caso noi l'abbiamo già inserita, non c'è nessun problema, perfetto. La plafoniera è collegata, la prima parte l'abbiamo fatta. Andiamo a verificare nei gruppi, come vedete in ogni gruppo abbiamo la definizione di tutte e due le plafoniere. Quindi vediamo le due plafoniere e questo qui ci fa capire che le abbiamo tutte e due inserite correttamente. Color è la parte che ci dice come deve la plafoniera farci vedere i colori. In pratica, a differenza di tantissime plafoniere diverse, dove noi dal grafico andiamo a inserire un punto e di questo punto decidiamo la colorazione, la Straton, la ATI, ha deciso di una strada più complicata. Noi dobbiamo definire i punti di colore nel menu colore. Loro hanno già fatto SPS, LPS, LPS, SPS, fluorescenti, spettro naturale a 10 metri. Noi possiamo andare a fare ad esempio uno che manca, perché se noi andiamo a vedere su SPS, che è questo che voi state vedendo e che purtroppo non è modificabile, almeno non abbiamo trovato come modificare, questo mi porta al massimo RB, cioè i royal blue, i B blue, potevano anche scriverlo in tutto quanto, C ciano, W white, i rossi ce ne sono pochi, violetti ce ne sono tanti e gli UV sono circa a metà. Qui vediamo che il massimo è a una scala da 0 a 255, fare da 0 a 100 era troppo complicato. Quindi ad esempio facciamo un preset in cui ci sia il 100%, quindi più, quindi new, preview ci fa vedere così come in tempo reale sul nostro acquario come funziona e qui vediamo tutti i vari canali LED. Noi li mettiamo tutti quanti al massimo,
Non c'è bisogno, potete prenderlo e trascinarlo, ma potete anche direttamente cliccare al massimo. Benissimo, qui li abbiamo tutti. Noi chiediamo, gli diamo un nome e gli possiamo dire anche un colore. Full color lo possiamo identificare, ad esempio, con un colore che non c'è. Non ci piace molto questo colore, quindi facciamo un colore che abbiamo detto che non c'è ed è pieno. Secondo me probabilmente poteva lasciare il bianco, ma vabbè, ormai l'abbiamo tolto questo. Vabbè, facciamo così. Full color, forse il bianco era quello migliore di tutti. Vediamo che sono tutti quanti salvati. A questo punto andiamo in grafico, cioè chart, e vediamo come creare il nostro grafico da zero. Sapete che le Stratum hanno tre zone, possiamo, per ogni zona possiamo fare una differenza di impostazioni, però la cosa migliore per fare una impostazione, noi partiamo con un'impostazione base uguale per tutti, andiamo a togliere dal grafico quello che riguarda il middle, quello che riguarda il rear, quindi davanti e dietro. Questa qui è quello che noi abbiamo come parte frontale. Adesso vogliamo cambiare leggermente questa colorazione e, ad esempio, noi qui vogliamo che questa colorazione, che lo vediamo qua, se clicchiamo su color ci fa vedere tutti i vari colori, questa qui siamo in LPS, SPS, noi vogliamo mettere full color, cambia colore, full color e full color. In questo modo noi avremo che in questo punto del grafico avremo il full color. Ora, siccome non ci vanno bene queste impostazioni perché vogliamo che la nostra plafoniera si spenga a mezzanotte invece che alle 10, non dovrete far altro che prendere il punto e trascinarlo, in questo caso shiftarlo di 2 ore. Se lo alzate gli date anche una potenza. A noi non ci interessa in questo momento. Quindi lo facciamo con tutti i preset a disposizione. Ovviamente questo qui poi dopo dipende da voi. Plafoniera parte alle 11 e si spegne a mezzanotte. Però noi non vogliamo questa tipologia di curva, vogliamo spingere al massimo con i colori e quindi ci portiamo al 100%. E quindi possiamo fare una curva di questo tipo, quasi quadra. Bene, questa teoricamente è soltanto la prima parte, la parte frontale delle nostre ati. Abbiamo fatto la nostra curva, poi la potete modificare come vi pare. Adesso però, se noi accendiamo anche le altre sezioni, vedete che abbiamo una visualizzazione diversa. Perché? Perché le altre sezioni sono rimaste configurate come prima. Quindi noi torniamo nella nostra sezione front, non dovremo far altro che scegliere apply to all e ti dice da dove vogliamo copiare front e le vogliamo andare a mettere in middle e in rear. A questo punto noi andiamo a accendere e vediamo che tutte quante le plafoniere sono configurate in maniera perfetta. Partono e si chiudono allo stesso momento. Nel grafico possiamo andare a scegliere raster. In pratica noi abbiamo, con questo menu, noi andiamo a definire la distanza fra i punti. La distanza fra i punti vuol dire che noi possiamo andare a mettere un punto con differenza di più o meno 30 minuti e l'incremento della potenza della lampada è più o meno 5%. Se noi prendiamo una differenza M, per esempio, e andiamo a vedere il grafico, vedete che ci sono molti più punti, perché gli incrementi sono diversi. Secondo me non ha molto senso, però uno può ovviamente fare come vuole. Possiamo salvare la nostra curva, download, ok, noi l'abbiamo salvata, dopodiché possiamo cambiarci il nome. Allora, se noi vogliamo togliere un punto, in questo caso noi possiamo togliere il punto mediano perché è assolutamente in linea. Una volta che lo selezioniamo andiamo a fare meno e noi l'abbiamo tolto. Ovviamente noi l'abbiamo tolto nel rear, dovremmo andare a fare questo giochino con tutte quante. Perfetto. In questo caso non c'è più. Se lo volessimo rimettere, perché magari vogliamo mettere... Noi ci mettiamo qua, cominciamo come prima con il front, andiamo a fare più da questa parte, lui l'ha andata a creare. A questo punto andiamo in middle, ci mettiamo sempre qua, facciamo più, lui lo va a ricreare nel punto mediano, rear, ci rimettiamo qua, facciamo
più, e lui lo va a ricreare nel punto mediano. In questo caso noi abbiamo ricreato tutto quanto alla nostra, la nostra curva. Il menu ci fa vedere con preview, questo pulsante non c'entra niente, mentre con questo, selezionando questo pulsante, lui ci fa vedere come si comporta le nostre profondità sull'acquario. È molto lento, però allora apply to all, abbiamo visto prima, presetting ovviamente sono delle curve preselezionate in base a quello che vogliamo fare, ma a noi non interessa, o meglio, io vi consiglierei comunque di partire con SPS, insomma dipende quello che avete. Se non ve la sentite, non conoscete bene il discorso di che cosa ci sta sotto, utilizzate una di queste curve. Dal basso in alto, LPS, LPS di alto livello, mix di coralli con anche coralli esigenti, SPS ed SPS massima potenza.